altri sugli alberi come te? Sì, ci sono altri ragazzi sugli alberi di lì, di là, e altri sparsi in giro sugli alberi a proteggere quello che amiamo. E non solo a proteggere quello che amiamo, in realtà stiamo lottando contro un'imposizione di una grande opera che il territorio non vuole, i cittadini non la vogliono, il comune si è opposto a quest'opera. E per tutte le leggi fatte in Italia negli scorsi anni, compreso il decreto Sblocca Italia, noi ci sentiamo davvero impotenti, oltre a resistere ad opporci, come continueremo a fare con tutta la forza che abbiamo e con tutta la forza che ci dà la nostra terra, il nostro mare. Però quando ti trovi davanti decine e decine di polizia, carabinieri, ti rendi conto che lo Stato è è schiavo, non siamo noi a decidere niente sulla nostra vita, perché lo Stato è mafia, è qualcosa di... Mi sto perdendo, scusa, sono veramente arrabbiata, non sto riuscendo. Ci sono persone che da 6 anni stanno lottando contro il gasdotto, contro TAP, da che si è pensato di fare questa grande opera nel nostro territorio. Da 6 anni con ingegneri, con studiosi che hanno capito che è un problema questo gasdotto, un problema per il territorio, un problema per la nostra salute, è un problema per il turismo, è un problema per il lavoro, è uno schifo, semplicemente uno schifo. E arrivati a questo punto, da quando siamo iniziati i lavori quest'anno, e ci siamo resi tutti i cittadini parte attiva di questa lotta, che non è solo sulle carte ma è anche con la nostra mente, col nostro corpo, ti rendi conto che serve sempre più gente, ma siamo pochi, e questa è la verità.